Eccolo, si vede ormai ragazzi, reaction tutti quanti, carichi in parte nel canale, faccio subito un piccolo commento della partita, siamo ancora in live, all'86esimo 1-1, peccato perché comunque la Juve aveva dato la sensazione di poter amministrare l'1-0 ed ero veramente convinto che potessimo spuntarla con una partita allegriana di corto muso, però la Roma è venuta fuori come avevo paura io, soprattutto perché noi non siamo riusciti a fare i giusti cambi, visto che Allegri ovviamente ha chiamato soltanto Rabiot mettendo Zaccaria e il centrocampo è stato più fluido dopo la sua entrata, mentre la Roma ha fatto tre cambi. E adesso ovviamente Allegri dopo l'1-1 di Avram al 69esimo ha fatto tutti i cambi mettendo Kane e Rovella. Ecco, allora cosa possiamo dire? Innanzitutto che la Juve era partita benissimo, molto forte, con un gran gol di Vlahovic di astuzia su un calcio di punizione procurato molto bene da Cuadrado. E lì, meno male, la partita si è anche messa bene. Tra l'altro le statistiche ci davano ragione, sia in accuratezza di passaggi, sia nel numero di tiri in porta, che era sempre stato attorno ai 10, mentre la Roma ne ha fatti soltanto 3. Poi noi avevamo fatto 3 tiri in porta, la Roma solo 1, e quindi avevamo legittimato il vantaggio nel primo tempo, quindi facendo un'ottima partita, secondo me, senza ritmi assurdi, però sicuramente giocando meglio che contro la Sampdoria. Quindi io ero fiducioso che la partita rimanesse in questo stato, che riuscissimo addirittura a fare il 2-0 nel secondo tempo. Poi dopo, quando ho visto che Allegri non cambiava più nessuno, verso il 60esimo giù di lì, ho cominciato ad aver paura, soprattutto quando la Roma ha cambiato tre giocatori. E devo però essere molto contento di una cosa, che Miretti è stato messo a titolare, come avevo chiesto io nel pre-partita ieri. Ho detto, Allegri, fai giocare Miretti per favore, perché in quel fazzoletto di campo dove non riuscivamo a spuntarla con la Sampdoria, lui potrà fare la differenza, perché verrà a prendere la palla dai piedi dei difensori e proverà a impostare, ok? Sia con lanci lunghi alti, sia con lanci raso terra, perché vede il gioco, ok? L'ha dimostrato in tante occasioni di saperlo fare. Ecco, quindi quella è stata la chiave di volta. Bene o male, tutti abbastanza bene, devo dire, non ce n'è stato nessuno sottotono. Forse giustamente ho sostituito Rabiot, che a me non dice nulla, io avrei giocato comunque con Zaccaria dall'inizio. E poi ragazzi, ripeto, mi dispiace dirlo nuovamente, perché so che molti non sono d'accordo, ma Szczęsny a me non piace per niente. Ha sbagliato completamente l'uscita anche poco tempo fa, ma a me che mi sono veramente preso paura che prendessimo 2-1. Per fortuna che Sharawi nel tiro è stato ribattuto da sottoporta, perché altrimenti lì veramente andavamo 2-1 per la Roma. La Roma ha dimostrato veramente caparbietà e carattere, perché riuscire a ribaltare una partita con la Juve in controllo e comunque con 4-5-1 ben abbottonato e chiuso non era facile. Io sinceramente però nel primo tempo, come vi ho detto, non mi aspettavo che la Juve si facesse mettere sotto scacco dalla Roma. Però è successo e devo dire una cosa, che la Roma ha legittimato il pareggio perché noi dopo quei tre tiri in porta non abbiamo più tirato, abbiamo fatto tanti tiri ma siamo stati molto imprecisi là davanti, quindi per adesso la statistica è 13 tiri totali, posso guardarla in tempo reale, la Roma 8 e addirittura la Roma ha fatto 4 tiri in porta adesso, poco fa, contro i tre nostri. E ripeto, possesso palla a favore nostro 56-44, ma sterile perché non stiamo producendo azioni d'attacco, 471 passaggi a 386. Quindi comunque ripeto, tutto possesso palla che non porta a nulla di buono, a nulla di concreto, quindi anche qui a volte tenere la palla non basta, devi comunque avere cinicità sotto porta quando finalizzi, no? E vabbè, falli commessi, questi sono comunque dati non importanti, l'ammonizione è stata una partita molto corretta, evidentemente l'arbitro Ratti non ha voluto mettere mano al taschino più di tanto. E ripeto, ecco, calci d'angolo 3-5, quindi bene o male abbastanza equilibrato, secondo me per il momento. Visti i tiri in porta fatti, è stata un'occasione anche per De Sciglio poco fa, mancata, e è il risultato giusto in questo momento. Spero che non succeda nient'altro, ragazzi, perché sono un po' preoccupato sinceramente che possiamo capitolare. Ripeto, c'è un po' di amaro in bocca, perché la Juve secondo me aveva tutte le carte in tavola per metterla diciamo, in cascina questa partita. Devo dire che Allegri, nella paura che ha avuto di non vincerla, è riuscito a beccare almeno la formazione iniziale, perché comunque Danilo rispetto a Rugani Gatti dà più solidità, è stato bravo a mettere De Sciglio appunto a destra, con Alessandro a sinistra, e poi Miretti, secondo me è stata la mossa migliore, perché comunque bene o male gli altri erano gli stessi che avevano giocato contro la Sampdoria. Ecco, siamo al 90esimo ormai, al momento non sta succedendo niente di che. Soltanto sto controllando aggiornata la situazione. Chiaramente non voglio guardare quello che sta succedendo perché anch'io
sono in patema d'animo, poi so come mi conosco, stanotte poi non dormo perché poi mi faccio prendere dalla bagarre della partita, mi arrabbio, magari sento qualche commento, qualche esternazione, qualche sfogo di qualche blogger, eccetera, poi mi passa la voglia di guardare. E quindi ecco, ripeto, è un pareggio che non ci serve a niente, non smuove la classifica, ci tiene a due lunghezze dalla Roma e ovviamente ci potrebbe allontanare ancora di più se Napoli e Milan dovessero vincere, andremo a meno 4, niente di che, chiaramente siamo all'inizio della stagione, però ripeto, secondo me questa squadra qua non ha nulla, non ha mordente, è vero che abbiamo fatto un gran primo tempo, però poi siamo tornati a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè arroccarci, e quindi non c'è la svolta. E poi c'è stato uno scoop anche che vi volevo dare durante la partita, appunto aspettavo anche questo, che Nedved, inquadrato anche sugli spalti, ha fatto un cenno d'intesa a Mancini, appunto mentre c'era la partita, come per dire ci vediamo dopo di là che facciamo due chiacchiere. Non vorrei che magari i due scambiassero qualche parola, sappiamo bene che Mancini ha fatto un ottimo lavoro con la nazionale vincendo l'Europeo, ha riprovato a lanciare tanti giovani promettenti ed è uno che con i giovani si sa lavorare molto ma molto bene. Quindi potrebbe magari anche lì essere un nome in più per la panchina, chiaramente se ne sono tanti, secondo me Allegri non è ancora sicuro di rimanere, ragazzi. Non dico di essere cacciato subito, però sicuramente dopo questo anno qua per me rischia veramente di non rimanere da noi. Ecco, i nomi li avevo fatti anche in giornata, anche nelle scorse puntate, De Zerbi, Zidane, Conte il prossimo anno perché ancora l'anno col Tottenham, Pochettino, Mancini, ci sono diversi allenatori nel panorama bianconero. Questo pareggio comunque non scaccia nessun incubo e non scaccia l'abominio di gioco e il nulla di gioco che abbiamo. E ecco, ripeto, per quello che secondo me la dirigenza sta ancora considerando qualche capovolgimento di fronte, visto anche considerato che comunque se dovesse finire così la Juve non si è fatta male e non ha dimostrato di tracollare, ecco, ha tenuto la situazione sotto controllo anche a livello di classifica. Vediamo quello che accadrà nelle prossime partite. Con lo Spezia la chiamata è una sola, vincere. Con la Fiorentina sarà veramente durissima andare a far punti. Quindi ecco, vediamo cosa succederà nelle prossime due partite. Ripeto, questa è partita che porta un po' di amarezza, perché comunque la Roma non è stata granché, bisogna essere onesti. Adesso guardando anche le sostituzioni che ha fatto la Roma, ha sostituito anche Dybala, 4 cambi contro i 5 nostri, comunque Allegri alla fine li ha fatti, secondo me è un po' tardivi, ripeto, questa è la mia opinione, perché nel momento in cui la Roma spingeva nell'acceleratore e aveva fatto quei 3 cambi, tu ne avevi fatto solo uno, dovevi secondo me fare anche tu i cambi e pareggiare a livello numerico i giocatori freschi della Roma. Ditemi cosa ne pensate anche voi della partita, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio fortissimo da Stivello Magno e Danila, ciao!